L'iniziativa della raccolta per Telethon è un'iniziativa importante. Sappiamo che lo Stato per la ricerca delle imprese ne mette poco, ma la ricerca è essenziale. Senza Telethon non avremmo avuto il debellamento di alcune malattie. Telethon studia all'incirca 400 malattie genetiche. Alcuni sono stati superati con la ricerca, quindi è fondamentale che ci sia questa solidarietà. E quindi faccio di nuovo sempre i complimenti, non mi è stato mai di fare i complimenti alla scuola media, al preside, al personale insegnante e agli alunni che sono gli attori di queste iniziative, perché la solidarietà in questo mondo la solidarietà è essenziale, senza solidarietà si va a sbattere. Io vi ringrazio, faccio un augurio di cuore a voi, ai ragazzi, a tutte le famiglie di buon Natale, di un Natale sereno e di un buon anno. A voi e alle vostre famiglie anche emigrate. Grazie. Breve parola, è giusto ringraziare la scuola che è un luogo straordinario di formazione, di cultura, di cuore. La giornata della solidarietà, io l'avevo pensata, vero, con i giovani ne avevamo parlato, questa è la giornata della solidarietà, mettiamoci il cuore. Questi volti e questi occhi straordinari sono il segno più bello della solidarietà, perché mentre noi facciamo solidarietà, loro sono carità, cioè sono il cuore. E allora la scuola che diventa mezzo che permette al cuore di battere, però ci siete voi mamma e papà che permettete a questi cuori di diventare luoghi affascinanti della bellezza di Dio. Io ringrazio il preside e colgo l'occasione anche fare gli auguri che ci permette la notte di Natale alle 23 di ascoltare in chiesa questo meraviglioso concerto Sinfonia di Cuori. Faccio gli auguri al sindaco, ai carabinieri, al comandante, però auguri a voi. Incontriamoci a Natale. Io farò avere una lettera a tutte le famiglie, sarà diffuso. Chi incontriamo a Natale? Non solo il bambinello, ma il tuo sguardo, i nostri sguardi, i nostri cuori. Adesso possiamo dire, attraverso questi volti, adesso è Natale, perché Gesù nasce con loro. Auguri a tutti.